E finisce, arriva il triplice fischio qui allo U-Power Stadium, dove ancora mi trovo, finisce per 2-2. Monza-Inter, una partita attesissima, una partita sicuramente dai grandi palcoscenici che qui a Monza aspettavamo ormai da tutta la parte finale del 2022 e che finalmente ci ha dato il benvenuto qui allo stadio in questo nuovo 2023, un 2023 che devo dire è iniziato veramente col piede giusto per il Monza, che guadagna un punto preziosissimo fuori casa su un campo difficile contro la Fiorentina in settimana e che si porta a casa un altro punto importantissimo qui in casa contro l'Inter, una partita indimenticabile, piena di colpi di scena, dove abbiamo visto un Inter andare in vantaggio subito dopo 10 minuti a causa di forse una disattenzione un po' grossolana difensivamente parlando di Carlos Augusto e Izzo, che poi sono le due punte di diamante della difesa biancorossa. Monza che però non si dà assolutamente per vinto e anzi trova subito il pareggio dell'1-1 con un grandissimo gol di Patrick Ciurria, protagonista indiscusso di questa serata. Dunque 1-1, Monza che anche un po' contro i pronostici di sentimenti qui allo stadio si fa vivo subito, riprende la partita immediatamente, non molla, e un secondo tempo che però va un po' storto al Monza, forse anche un po' sfortunato, poiché arriva un altro errore, forse ancora più grosso, anzi sicuramente più grosso di quello dell'1-0 di Darmian, con Pablo Mari che perde palla praticamente da solo. Lautaro Martinez, da rapace di area di rigore, recupera palla e la butta in rete. È 2-1 Inter, le squadre vanno negli spogliatoi così. Un Monza che ha faticato poi nei primi 45 minuti anche a esprimere il suo gioco. Ecco, prendete queste parole e cancellatele per tutto quello che si è visto nel secondo tempo. È il Monza che fa la partita da grande squadra, è l'Inter che si rinchiude in difesa da squadra piccola che viene praticamente in trasferta a giocarsela, ed è un Monza che però non riesce quasi a trovare la via del gol, probabilmente in mancanza di una punta che possa rifinire il tutto. Petagna anche oggi un po' non pervenuto, Gitkiaer non ha dato secondo me il giusto apporto, e però diciamo che tutto è bene quel che finisce bene, poiché Caldirola fa letteralmente esplodere lo stadio, che non dimentichiamo oggi era composto anche, bisogna dirlo, da gran parte di tifosi nerazzurri, però fa letteralmente esplodere in un puro godimento tutti quanti i tifosi biancorossi. Gol di Caldirola, tra l'altro subentrato, mossa azzeccatissima ancora da parte di Palladino, che si dimostra uomo partita a tutti gli effetti. Proprio lui che tutti quanti, era sulla bocca di tutti quanti per gli errori a Firenze, che hanno costato probabilmente il momentaneo 1-0 di Cabral, che poi è costato il pareggio al Monza. Quindi una bellissima storia anche per Luca Caldirola, tra l'altro oggi ex di partita, poiché ha fatto tutta la trafila delle giovanili con la maglia nerazzurra. Chissà, magari è anche un po' un segno del destino. E quindi un Monza che rimane lì, rimane un po' in bilico tra il medio-bassa classifica, adesso è più vicina, ecco, alla metà della classifica, quota 18 punti, un risultato che sicuramente fa morale anche in vista di quella che sarà la prossima partita invece da vincere contro la Cremonese. Insomma, in poche parole si può riassumere con una bellissima serata di grande calcio, una bella partita anche da vedere, soprattutto il primo tempo, gol di qua, gol di là, e poi con il gol negli ultimissimi minuti di Caldirola, che addirittura quasi sfiora la doppietta, ma credo che gli sarebbe venuto giù lo stadio. Così non è stato, quindi Monza sempre più vicino verso la metà della classifica, e invece Inter, bisogna dirlo, sempre più lontano dall'obiettivo scudetto. Ragazzi, per ora è tutto qui dallo U-Power Stadium, spero di avervi raccontato nel migliore dei modi questa partita anche dal mio punto di vista. Vi do appuntamento al prossimo video, che indubbiamente sarà il post partita di Monza Cremonese, e ci vediamo come sempre al prossimo video.